Ad Amsterdam eravamo in tanti, loro erano di più. Loro erano di più perché si vedeva dalla nebbia che c'era un po' in tre quarti della zona del campo. Non ho mai sentito che ad Amsterdam c'era la nebbia. Quella sera c'era questo fumo che usciva dallo stadio, che solo dopo ho capito che cosa potesse essere. Ma noi ci siamo presentati alla grandissima, proprio anche lì senza nessuna remora, senza nessuna paura, convinti di poter fare risultato. Non ci siamo rassegnati di fronte al primo palo, non ci siamo rassegnati di fronte al secondo palo, non ci siamo rassegnati nemmeno all'88esimo, quando Sordo prese in pieno la traversa e a tutti poteva sembrare che i sogni erano finiti. No, noi abbiamo continuato. E se ben ricordate, la domenica successiva abbiamo vinto a Bergamo contro l'Atalanta e siamo arrivati terzi in classifica in quel fantastico campionato. Perciò vuol dire che c'eravamo noi, voi, tutti c'erano attorno a quel toro che così stava riassaporando vecchie strade percorse da altri tori. E perciò è chiaro che sarà una serata indelebile, una serata che non dimenticherò mai. Sarà anche per me una serata dove non ero felice, perché tutti sono rimasti in campo, io me ne sono andato. Perché tu arrivi secondo e non conti più niente. Ormai conta solo il vincitore, non conta chi è arrivato secondo. Ti danno una medaglia, non l'ho neanche presa, ma assolutamente tutto il resto non conta niente, anzi tu sei un qualcosa che non ha nessun diritto di stare in mezzo al campo quando gli altri festeggiano. E questo mi ha dato fastidio, sto rosicando ancora adesso come una squadra che arriva seconda in queste competizioni sia considerato come uno che viene eliminata ai primissimi turno. A me è rimasta dentro quella amarezza.